product. Volendo la servizio sul 5 pari nel secondo set, dopo che Jimmy Connors si è aggiudicato il primo per 6-3, è la finale del torneo di La Quinta, in secondo classificato. Palla centrata da Jimmy, e nonostante tutto punto. We time Connors can now in the second set, but from about 2-4 down. He's attacked on a short ball. And Lendl has really missed many, many passing shots. Ace 4 for Lendl. Quarto ace della partita per Lendl. Jimmy expresses himself digitally. Sembra che Lendl non sia in grado. Lendl spreads more sawdust. We'll have a clay court if he keeps playing. Bravo Jimmy, cambiamenti di ritmo continui, ma adesso, mio Dio, quell'approccio. Quell'approccio, se sapesse giocare quel. Oh, another one. Lendl has the game. 6-5 Lendl nel secondo set. Questo è stato il momento. Si è creata una situazione talmente favorevole, sono gravi per un giocatore della sua classe. Per sua fortuna ha commesso questi errori in un turno di servizio di Lendl. Terzo errore gravissimo. È in serie negativa. 0-15, servizio Connors, 6-5 Lendl. Yeah, he competes. Connors, of course, wants to get into a tiebreaker. Oh! Molto bella questa conclusione di dritto di Lendl. In una rivalità iniziata nel 1979 al torneo di Indianapolis, Connors reagisce da. Lendl saves it. And Connors. Wow! Grandi recuperi di Lendl. Non sufficienti per cambiare la propria. Attaccato in controtempo Jimmy. E ha pagato l'attacco in controtempo, mentre Lendl aveva palla per andare al tie break. Attaccato male, attaccato con un colpettino rattrappito proprio. Non ha giocato la palla, l'ha spinta. Here's Deuce and Connors, once again 2 points from defeat in the second set. Perfetta apertura del campo da parte di Connors. Volé sulla riga probabilmente. Sì, contropiede. Straordinario questo colpo, il contropiede dal centrocampo. Molto buon anticipo. Contropiede di Connors. 6 pari, siamo al tie break. Tie break che deciderà il secondo. Hereafter each man serves 2 points. Inizia a servire Lendl nel tie break del secondo set.
But with a margin of two, they can go as high as 28 teams, the record. Ace di Lendl sul primo punto, 1-0 in suo favore. Ricordo che in questo secondo set Lendl è stato in vantaggio per 4-0, ha avuto due palle per il 5-0, poi Condos l'ha raggiunto sul 4 pari, quindi si è andati avanti sui servizi ed ora siamo al tie break. 1-0 Lendl, due servizi per Connors. 1-0 per Lendl. Outside, one point off. Fuori questo dritto di Lendl, uno pari. And Bud, when you think about it, nobody's won Wimbledon since that match except Bjorn Borg. That's right, that was the start of a new era. Five straight big ones, the Swede. Like the Pittsburgh Steelers winning five straight Super Bowls. One point all in the tiebreaker. Lendl has won two of three tiebreakers in the tournament. Connors, 0-1. Good call. Hit the line. That's why, two points to one. Mal giocato, male appoggiato con le gambe. Hai visto un colpo niente affatto impossibile? Colpo non protetto dal corpo. Due errori consecutivi di Lendl, ma almeno il primo errore l'ha fatto nel cercare di vincere il punto. Ecco. Sono gli errori scusabili, sono quelli che pesano meno. Salvato bene Connors. Sì, ma era una palla comunque da schiacciare al volo. Ha preso un rischio ancora più grave arretrando. Due pari nel tie break. Due punti e due errori di Lendl. Sta facendo tutto lui. Grande lunghezza di Jimmy. Ah, questo rovescino rattrappito, nuovamente il secondo nel tie break. 3-2 Connors. Connors asciuga la racchetta ogni cambio, probabilmente per prendere fiato. Anche per una sorta di tic, perché lo faceva anche quando aveva 20 anni. Una specie di rituale ormai ripetuto ha portato all'automatismo. 3-2 Connors nel tie break. Connors might try to swing him wide, but he went down the middle. Ecco che stava per venire in controtempo, Connors, hai visto? Got the line, I believe. Let's listen for umpire Bob Craner's call. Dritto di Lendl, molto vicino alla riga. Bob? Bob, might we have the score?
Tre pari, ha annunciato finalmente l'arbitro. Sì, c'è stato un momento di incertezza, Sì. Accentuato dal fatto che Lendl camminava via di volata come una spia per, nel tentativo di portarsi via il punto, se ci fossero dubbi. Comunque, tutto fatto e disfatto da Lendl, che nel tie-break finora ha tre punti vincenti e tre errori. Tre pari, cambio di campo, nel tie-break si cambia campo ogni sei punti. Connors ancora al servizio, ancora un servizio per Connors sul tre pari. Connors ha vinto il primo set per 6-3. Finale del torneo di La Quinta in California. Ace, oh là là. Ace esterno di Connors, più di sorpresa, di direzione che di potenza, 4-3 Connors. Questo è il momento, gli aveva sempre servito in centro da destra e adesso, ecco, improvvisamente ha cambiato traiettoria. È il momento giusto, se l'è tenuta in tasca quella palla. Connors ha giocato due ace importanti, uno ha solo 0-30 sul suo servizio. Nel game precedente. Esatto, e adesso sul... nel tie break, su tre pari. Jimmy's worked his way into control here in this tiebreaker. If he can get another point, Lendl serve. Ecco, sovrappressione, i premi che toccheranno ai protagonisti di questo torneo. $28,000 per il vincitore. Oh, Jimmy took the terzo rovescino sbagliato durante il tie break. Sono troppi. 5-3 Connors. Connors, servizio Lendl. Connors in control now because even if Lendl wins this point, Jimmy will have two serves to finish it off. Lendl has to have this point. 5-3 for Connors. Punto decisivo per Lendl e non per Connors. Fuori la risposta di diritto, aveva tentato una risposta vincente Connors, gli è uscito di poco il dritto di risposta, 5-4 Lendl, due servizi a seguire per Connors. Connors ha in vantaggio di un servizio, serve sul 5-4 in proprio favore. Larga la palla. Il rovescio di Lendl. 6-4. Match point, doppio match point per Jimmy Connors, che conduce 6-4 nel tie break. Asciuga la racchetta. 5. Cerca probabilmente la concentrazione. 5 errori di Lendl nel tie break. Sì, c'è stato solo un ace di Connors. 6-4. Tie break si vince a 7 punti con almeno 2 punti di margine. Ha tentato un altro ace con, ho sentito un'impressione, è uscito di poco. Come con la stessa traiettoria insolita che gli aveva fruttato il punto prima sull'altro turno. Oh, che brutto questo errore di dritto sul match point. Da 6-4, 6-5. È il suo errore, è il suo errore tipico, purtroppo l'abbiamo ripetuto infinite volte. Secondo match point, questa volta Lendl ha l'opportunità di giocarlo sul proprio servizio. Bisogna vedere se riesce a mettere la prima palla. Se non mette la prima palla, la seconda non è aggressiva, la seconda è semplicemente una messa in gioco. In rete il primo servizio. Secondo match point. Vicino al doppio fallo, vicinissimo al doppio fallo. Attacco in controcampo di Connors, volée di rovescio in contropiede.
Jimmy Connors ha vinto il torneo di La Quinta, ha battuto per la settima volta su sette incontri nella carriera Ivan Lendl. 6-3, 7-6 il punteggio della finale, un assegno di $28,000 per Jimmy Connors.